siamo chiamati a dare frutto. La nostra vita non è per essere sterile, per essere infruttuosa. La vita ci è data per rimanere attaccati alla vite, dare frutto e diventare discepoli del Signore. E questo è il senso della nostra vita, diventare discepoli, seguire, ascoltare, imparare e seguire. Questo significa rimanere attaccati alla vite, come il tralcio, portare frutto in ogni situazione della nostra vita. Cioè non c'è istante, non c'è ambito, non c'è situazione nella quale tu ed io non possiamo rimanere sterili. E questo significa che in tutto scorre la grazia, che nulla ci è indifferente, che nulla è grigio, che nulla è rutinario, che nulla è, come dire, in tutto ha valore, in tutto la nostra vita ha valore, perché tutto ci è dato perché noi diamo frutto. Perché noi diamo frutto. La relazione con tuo marito è per dare frutto, con tuo figlio, con tua figlia, qualsiasi, dal lavoro, a scuola. C'è una pienezza, una gioia, quindi, un'allegria, una, come dire, anche una realizzazione umana in ogni cosa che intraprendiamo, in ogni situazione, in ogni evento che siamo chiamati a vivere. Tutto questo perché? Perché siamo stati scelti, chiamati, amati per essere i tralci del nostro Signore Gesù Cristo, per essere le sue braccia, per essere le sue gambe, per essere la sua estensione nel mondo. Cosa farai oggi? Ebbene, tu sappi che sei questo tralcio che arriva perché dove tu andrai, in quello che tu farai, possa apparire il frutto squisito della vite. Perché il frutto della vite, che è il vino, Gesù l'ha usato come segno del suo sangue, cioè della sua vita sparsa, effusa per amore. Il dono totale. Per questo il frutto che la vite comunica ai tralci è la vita stessa di Gesù Cristo, il suo stesso sangue, che scorre nel tuo sangue, che scorre nel mio sangue. Per questo dice il Signore, senza di me non potete fare nulla. Non è che senza di me non potete camminare, non potete anche quello. Ma immediatamente non è questo il senso. Senza di me non potete dare il mio frutto. Senza di me non potete dare il mio sangue nel vostro sangue. È evidente. Darete un'altra cosa. Darete una cosa che assomiglia forse, ma che non è la vita di Gesù Cristo. Per questo, senza di me non potete fare nulla. Vuol dire che senza di me un fidanzato darà alla fidanzata la propria vita, i propri schemi, la propria idea di amore, per quanto dipinta, per quanto verniciata di cristianesimo o no. Se non rimani nella vite, se non rimani in Cristo, la tua vita sarà quella che raggiungerà tuo figlio. Quindi i tuoi pensieri, i tuoi schemi, che normalmente sono mondani. E comunque, per quanto stupendi, per quanto meravigliosi siano, per quanto tu con amore, con dedizione ti possa offrire a tuo figlio, tuo marito, a tua moglie, alle persone, darai te stesso. E tu ed io non abbiamo in noi la vita eterna. Il nostro sangue non è il sangue di Cristo. Ma ciò di cui ha bisogno tuo figlio, ciò di cui ha bisogno tua moglie, ciò di cui ha bisogno la nozione delle persone che sono accanto a te, non è della tua vita, ma della vita di Cristo, del suo perdono, del suo amore, la sua misericordia, della sua vita più forte della morte, che però, per arrivare a loro, ha bisogno di te, ha bisogno di me, ha bisogno delle mie mani, ha bisogno delle mie braccia, ha bisogno della mia bocca, dei miei occhi, ha bisogno delle mie vene, anche del mio sangue, della mia lingua, delle mie labbra, dei miei occhi, delle mie gambe, cioè ha bisogno di me, ha bisogno del tralcio, ma la vita è la sua, unita alla mia. In questo mistero impressionante, stupendo, meraviglioso, che è l'unione perfetta tra vite e tralcio, e quindi grappolo d'uva, e quindi vino, e quindi allegria in chi lo beve, vita, vita, anche il vino, la coppa del vino, è il segno della vita eterna, il segno della terra promessa, la primizia, no? Della terra promessa. Vedete, è la vita offerta per amore, è il dono, il sacrificio, l'offerta di se stessi, quindi la morte
ma anche la risurrezione è il mistero pasquale di Gesù Cristo che si compie in te e in me e che giunge alle persone come speranza, come salvezza, fratelli carissimi. Allora, una madre non può pensare di essere madre da se stessa. Un prete non può essere prete da se stesso. Per quanto avrà studiato, per quanto avrà letto la Bibbia, eccetera, 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 se non rimane attaccato a Cristo, cioè se non lo segue, perché questo significa rimanere attaccati a Cristo, perché diate frutto e siate miei discepoli, cioè se non ascolta e non segue a Cristo, se non entra con Cristo nella realtà, se il padre non lo pota, non butta via i tralci che non funzionano, quindi tutto, tutto, tutto quello che dentro di noi è nemico di Dio. Ma da dove diamo frutto? Dobbiamo essere potati. Quindi da una parte morte ai rami secchi, morte all'uomo vecchio, morte alla parte di noi che appartiene ancora alla terra. Dall'altra, potare, potare, i chiodi della croce, fratelli carissimi, una malattia, una sofferenza, un problema, la precarietà, quella persona che oggi ti metterà contro. È Dio che pota quel ramo che dà frutto. Cioè non possiamo dare frutto senza essere potati. Altra condizione sine qua non del Vangelo di oggi. Per essere prete, per essere madre, per essere padre, per essere cristiano, dobbiamo essere potati. Per dare quel grappolo d'uva che attende la persona che oggi incontrerai, dovrei essere potato. Per dare più frutto, per dare frutto vero, perché questo frutto sia ogni giorno più compiuto, più adeguato a chi dovrà mangiarne. Tutto ciò che ci accade è per fuori, è per gli altri. Non è per noi stessi, perché la nostra gioia, la nostra pace, la nostra felicità è stata attaccata a Cristo. Se siamo attaccati a Cristo, siamo nel cielo. Non so se mi spiego, se siamo attaccati a Cristo, se siamo un tralcio di Cristo, la nostra vita è già eterna, la nostra vita è già una pagina voltata, già noi siamo Cristo, già siamo passati dalla morte alla vita, già siamo realizzati, già la nostra vita ha senso. Allora tutto quello che noi viviamo è per gli altri, perché quelli, dice San Paolo, quelli che vivono non vivono più per se stessi. Ma per colui che è morto e risorto per loro, non vivi più per te stesso, tutto lo vivi per gli altri, tutto lo vivi per dare la vita, tutto lo vivi perché arrivi all'altro quel grappolo d'uva, quel chicco d'uva, capace di salvare quella vita distrutta, capace di dare una parola di speranza a tuo figlio, al tuo collega o chi sia. Rimanere nell'amore, cioè rimanere attraverso la Chiesa, perché Cristo è la Chiesa, Cristo è la comunità cristiana. Ah, ecco cosa significa. Rimanere nell'amore di Dio, rimanere in Cristo, rimanere come un tralcio, essere discepolo, ma dove si è discepoli, dove si ascolta la parola nella comunità cristiana. Allora essere fedeli alle liturgie, essere fedeli ai sacramenti, ascoltare senza indurire il cuore, camminare nella fede nella Chiesa, uniti ai fratelli, uniti a Cristo, che si incarna nei fratelli, che si incarna nella Chiesa, per dare frutto nel mondo, perché non c'è cristiano che non dia frutto. Anche se è molto malato, anzi ancora di più, un frutto più maturo e più buono e più squisito. Se stai a casa, malato, che non ti puoi muovere, stai dando i tuoi frutti più importanti, più belli, più dolci, che arrivano al fondo del cuore degli altri, al fondo del cuore dei tuoi figli, al fondo del cuore di chi ti è accanto. Coraggio, potati per amare, uniti per amare, rimanendo costantemente nell'amore infinito del nostro Signore Gesù Cristo. Che ha messo le radici nella nostra terra per estendere il suo amore fino all'ultimo peccatore, pregando per gli altri, perché se sei unito a Cristo puoi pregare per tuo figlio e ti verrà accordato la sua salvezza.